stiamo prendendo dei campioni d'acqua perché vogliamo analizzarla, alcuni parametri fondamentali che faremo su al comune, con dei kit praticamente che hanno della Carlo Erba, che sono dei kit colorimetrici, per avere giusto qualche indicazione su quello che è lo stato del fiume in questo momento. Questo è il luogo dove noi, gran parte, diciamo, di quelli della mia generazione, passavano gran parte delle giornate, soprattutto in periodo estivo, noi stavamo sempre qua. Il nostro scopo di oggi, di questa mattina, è proprio quello di farvi incontrare al fiume. Volevamo proprio realizzare un incontro di laboratorio, però non nella solita aula di laboratorio della scuola, bensì proprio in un laboratorio naturale, quindi sul fiume. Istituto di Istruzione Superiore Grotta Pilata. Stiamo campionando praticamente cose che facciamo, diciamo, anche come esperienza di routine a scuola. Stiamo campionando un po' alcuni parametri di due località dell'acqua, diciamo, del fiume Carlo. Non abbiamo rilevato presenza di metalli, noi abbiamo determinato tre tipi di metalli. Al momento non ci sono metalli e anche gli altri parametri sono sostanzialmente bassi. Quindi non c'è una presenza significativa di ammoniaca, di cloruri in questo momento. È chiaro che ovviamente vanno ripetute queste analisi quando la portata del fiume diventa inferiore, quindi ci riserviamo al limite anche di prelevare qui i campioni, di portarli a scuola, perché oggi, diciamo, ci siamo mossi con i fondi del centro ambientale, quindi per noi non è facile sempre spostare una classe da una località anche vicino. Oggi con le difficoltà che ci sono, insomma, diventa un po' difficile.